Stragi dimenticate è un giorno importante, a dir poco, per i partigiani italiani. Sì, per i partigiani e per tutti i cittadini che ritengono che la memoria sia importante e che soprattutto bisogna recuperare le storie del territorio in cui si è nati, si è cresciuti, si vive e spesso si ignorano perché spesso sui libri di storia si trovano ciò che è riuscito ad entrare nei libri di storia. Quindi nei libri di storia si troverà Marzabotto, si troverà Sant'Anna di Stazzeima, ma ci sono tante micro storie che poi fanno la storia grande, che spesso non affiorano a livello di una conoscenza generale e che noi come Ampi di Reggio stiamo cercando di ricostruire, di illuminare, di far riaffiorare la memoria, anche perché un po' la nostra è anche una lotta contro il tempo, perché sono avvenimenti del 1943, ci sono ancora testimoni diretti. Si possono ricostruire questi avvenimenti avvalendosi di chi ha visto o di chi ha sentito immediatamente raccontare, come è accaduto ieri a Rizziconi. Allora questa sera ricostruiremo con chi è di quel territorio, quindi che ha sentito raccontare dai testimoni diretti, che adesso hanno 85-90 anni almeno, queste storie ce l'hanno raccontate. Partiremo da Rizziconi e da Castiglione di Sicilia. Castiglione di Sicilia è un piccolo comune tra Catania e Taormina, dove i tedeschi il 12 agosto del 1943 spararono con i fucili e uccisero 16 abitanti del comune di Castiglione di Sicilia. Ci sono anche altre storie nei paesi vicini, ma noi per oggi ci occupiamo di Castiglione di Sicilia. 12 agosto 1943 gli anglo-americani, anzi anglo-canadesi, erano sbarcati il 10 luglio 1943 in Sicilia e i tedeschi vanno ritirandosi, vanno risalendo, ma qua e là ci sono incidenti, tra virgolette, rappresaglie, stragi, eccidi. Pochi giorni dopo, circa 20 giorni dopo, a Rizziconi, un altro episodio gravissimo dove i tedeschi sparano a colpi di cannone contro l'abitato di Rizziconi, facendo strage di abitanti, uomini, donne, bambini, anziani, assolutamente ignari e inermi, perché si vedono piombare addosso i proiettili dei cannoni. Siamo il 6 settembre del 1943. Allora, nell'avvicinarsi, nella ricorrenza del giorno della memoria, non vogliamo solo parlare di Shoah, che poi è l'oggetto istituzionale del giorno della memoria, ma vogliamo parlare di ciò che è accaduto sul territorio. Ad esempio si parla di Auschwitz, ma noi vogliamo parlare dei campi di concentramento del sud Italia, uno a Tarsia, a Ferramonte di Tarsia, e qui abbiamo il direttore, il presidente della Fondazione Museo Ferramonte, e abbiamo un messaggio del sindaco di Campagna dove c'era vicino a Eboli un altro campo di concentramento. Hanno accolto con entusiasmo, va riconosciuto e li ringrazieremo, il nostro invito a raccontarci questo, tutto ciò che accadde in quegli anni, nel 1943, sia l'amministrazione comunale di Rizziconi, sia l'amministrazione comunale di Castiglione di Sicilia. Quindi abbiamo ospiti che vengono dai territori ai quali noi ci siamo rivolti, hanno accolto con entusiasmo, e questo è il segno che l'attività dell'Ampi a Reggio Calabria, in 2 anni di esistenza, comincia a dare i frutti che possiamo vedere. Stiamo cioè cercando di fissare nella memoria queste storie che poi si perderanno attraverso testimoni diretti.